E adesso facciamo un passo indietro, ritorniamo a parlare di ambiente con l'assessore all'ambiente e all'igiene del comune di Napoli, il vice sindaco Tommaso Sodano, che questa mattina ai microfoni di Rossella Altamura ha dichiarato di essere soddisfatto degli interventi di pulizia attuati proprio dall'amministrazione comunale e ha detto adesso toccherà alle periferie. Che noi puntiamo alla definizione di un piano virtuoso dei rifiuti che non ci faccia tornare più nelle emergenze che abbiamo vissuto negli anni passati. C'è l'immagine e il decoro di questa città, che l'immagine e il decoro delle aiuole, dei parchi, dei giardini, di monumenti di Napoli. E quello di stamattina è per noi particolarmente rilevante perché siamo all'ingresso della città, è una delle porte della città su Via Marina, passano migliaia e migliaia di cittadini napoletani e non ogni giorno per quel luogo, e aver portato via oltre 100 tonnellate di rifiuti di ogni genere in una condizione veramente di inciviltà assoluta, insomma, per noi è un motivo di soddisfazione. E devo ringraziare quegli stessi giardinieri, quegli stessi lavoratori del comune che molte volte vengono ingiustamente additati come scansafatiche o persone che si nascondono. È previsto un'altra fase di intervento per qualche altra zona, già l'avete pianificata? Ma noi stiamo pianificando anche tutte le zone di accesso alla città, le cosiddette periferie, dove abbiamo censito 66 mini discariche che sono più o meno in tutte le strade di accesso di confine con i comuni della provincia di Napoli, e oltre chiaramente alla nostra attenzione primaria su parchi e giardini. Ci sono già i primi segnali in Villa Comunale, come avevamo promesso, abbiamo affidato 1,5 milioni di euro di lavori di manutenzione di tutti i parchi urbani e quindi lavoriamo in questa direzione.